Oggi noi abbiamo pesanti problemi con i nostri giovani. Parlo soprattutto Italia, Spagna, Inghilterra, Francia e tutti i paesi degli Stati Uniti, Giappone, Cina, cioè qualunque dei paesi che affiorano nel summit del consumismo, di tecnocrazia e di mercato. E questa non è una conferenza abbastanza semplice. Giappone, Cina, i paesi più avanzati del mondo arabo, come i paesi più ricchi europei, presentano nel campo pedagogico grandi problemi, gravi problemi che inquinano la possibilità di avere futuri leader, inquinano la possibilità ai nostri figli di essere protagonisti sulla storia di questo pianeta, non di tutto il pianeta, perché ad esempio tutto il mondo dell'est, in particolare quello che era il mondo ex sovietico, oggi è una delle risorse naturali spontanee dell'umanità del futuro, perché loro sono rimasti abbastanza liberi da uno stereotipo di almeno 50 anni, diretto da una psicologia di massa, di mercato e da una convenevole scienza o cultura di università discutibili come indagine, come capacità sostanzialmente da quando è prevalsa, per conseguenza bellica, è prevalsa la psicologia, non dico degli Stati Uniti, perché ad esempio la meravigliosa pedagogia che c'è in alcuni film di John Wayne, il famoso attore, quando si vede quest'uomo in rapporto con i ragazzi, quest'uomo affronta nei suoi film il problema della famiglia, il problema della società, il problema della cultura. Io vi auguro di andare a rivedere questi film della vecchia America. Era una pedagogia fatta forse con un po' di sangue, ma certamente l'anima era sempre a livello responsabile. Gli estremi si possono ridurre, gli estremi di questo stereotipo che come un velo univoco copre le iniziative, le novità infinite degli individui e delle nazioni, cioè copre quell'istinto originale alla creatività
secondo le possibilità storiche, secondo le vocazioni spirituali che ogni popolo nell'ambito delle costellazioni psichiche ha. Ogni popolo ha la sua diversità, perché questa diversità è un contributo dialettico al divenire, all'evoluzione, all'affinamento di quelle responsabilità che onorano, danno dignità all'uomo di vivere su questo pianeta. Dobbiamo rivedere un po' tutto da capo, perché noi siamo arrivati oggi a due conclusioni. Primo, oggigiorno la massiccia fenomenologia di deficit di attenzione, cioè i nostri ragazzi non hanno l'intelligenza o la volontà di seguire gli impegni di crescita e gli impegni sociali, non hanno interesse per la scuola, per lo sport, per tutto ciò che è educazione alla civiltà futura. Quindi enorme deficit di attenzione, o si nota nei nostri fanciulli e adolescenti una iperattività, cioè una forma spinta, quasi isterica, al movimento. E allora, non sapendo come regolare questa ambivalenza pericolosa, praticamente depressione e ossessione all'aggressività spontanea, non sapendo come fare, si è risolto di fare un pesante intervento con medicamenti, composti chimici, come Prozac, Ritalin, Stratera. Questi sono i principali psicofarmaci imposti per legge, almeno in 27 paesi dell'Unione Europea. In modo più pesante, questo già è in atto negli Stati Uniti e negli Stati connessi al tipo di pedagogia psichiatrica delle università statunitensi. Questo sta a significare, quando interviene la medicina, quando interviene lo psichiatra, quando interviene il neurologo, che è l'ultima riserva, significa che gli psicologi, i filosofi, i politologi, cioè tutta quella componente di pensiero forte, è fallita. La psicologia scientifica contemporanea è completamente fuori strada, ha perso l'intenzionalità dell'uomo, ha perso le tracce di come cammina la natura dell'uomo. Noi non possiamo intervenire con questo diluito sabotaggio sulla coscienza, sulla intelligenza, sulla responsabilità, sul concetto di persona, di individuo. Cioè stiamo gettando soporiferi nella psicologia dei nostri figli, perché non li capiamo.
stanno fuori, stanno contro noi adulti di qualunque civiltà. Cioè, ci troviamo in una deficienza di adulti nel capire i nostri generati. Siamo messi fuori gioco ed è chiaro che la colpa è nostra, di noi adulti. Adulti come ONU, adulti come società, adulti come università, adulti come associazioni, adulti come istituzioni. In Europa pesantemente si parla sempre di pedofilia, droga, si nasconde la diffusione o la depressione suicida. Il suicidio si allarga nei nostri adolescenti e il suicidio è la massima condanna che un cittadino può dare alla propria società. È il rifiuto più crudele. E questo deve far pensare i nostri giovani: all'alba della loro vita rinunciano eliminando se stessi. Il sistema di intervento medico senz'altro è provvidenziale, è buono, però le nostre istituzioni di psicologia, di pedagogia, si stanno estremizzando in una convenzione di psicopolizia. Cioè, è inutile intervenire in modo pesante sulla droga, sul suicidio, sull'alcol, sul modo di guida. Dobbiamo intensificare la formazione alla dignità di esistere. Io ricordo che negli anni 60 i bambini meglio educati, su confronto di statistiche mondiali, erano i bambini arabi, soprattutto quelli che derivavano da harem. È anche vero che i più grandi uomini non derivano da famiglie perfette, unite. I grandi uomini entrano in una forma di autogenerazione dopo l'occasione della vita. Cioè il sacrificio, la volontà di diventare. Il problema del pesante intervento psicofarmaceutico è, oltre a dire la condanna dei nostri stereotipi culturali, soprattutto perché basati sul comportamentismo cognitivista, cioè un'analisi basata sul comportamento esterno, e questo comportamento esterno viene cifrato, viene analizzato secondo schemi adatti alla società. Il cognitivismo, come il comportamentismo, sono una proiezione dell'esigenza di un governo, di un sistema, e da questo fare l'identikit dell'individuo, dell'uomo. Quindi non è un'analisi che parte dalla originalità del soggetto, dal potenziale di quel gruppo di giovani, ma parte su precise esigenze, come ridurre in proprio la spontaneità dell'umano a funzione tecnocratica del sistema. Per cui comportamentismo e cognitivismo sono due moduli che, avanzando alla fine, sono una tenaglia. Una tenaglia che
distrugge l'élan vital, l'intenzionalità, il coraggio, la curiosità, l'irripetibilità di essere se stessi. E su questa base noi abbiamo convenzionato, dico noi come corresponsabili ordinari nel modulo generale, siamo diventati corresponsabili di tanti sistemi pretenziosi e repressivi. Quando io curavo un giovane dalla droga perché non voleva continuare a drogarsi, il mio problema come psicoterapeuta non era quello di curarlo. Quello di curare è facile, molto facile, almeno per la tecnica ontopsicologica. Il reale problema, dove lo mettevo quel giovane o quella ragazza, dove doveva andare? L'interrogativo di un giovane drogato o suicida dice: ok, tu mi curi, ma dopo io devo tornare là, da cui, attraverso la malattia, io volevo scappare. Cioè, datemi la possibilità di un altro tipo di società, dove io posso fare, posso costruire, posso collaborare. Cioè, ai nostri ragazzi non abbiamo saputo dare in questi 50 anni una alternativa di valore, cioè valore, piacere per cui esistere. Quegli psicofarmaci sull'induzione del cognitivismo comportamentista, noi abbiamo adeguato maggiormente il sistema, i sistemi, agli individui. E ogni sistema è morto quando perde l'originale del vivente, quando perde la sapienza del vivente che costituisce il titolo per cui essere uomini, per cui essere democratici, per cui essere evolutivi, eccetera. Il costituente di ogni società sana è sempre l'individuo. Insistendo con gli psicofarmaci, ripeto agli amici russi, questo è il nostro grande problema in Occidente. Cioè, ci sono le leggi che costringono dall'età dei 3 anni, in alcuni paesi, in altri dall'età di 8 anni, obbligatorio dare questi interventi, che, ripeto, è provvisoriamente una provvidenza da parte della medicina, però è una sconfitta della parte di quella intellettualità che la razza umana dovrebbe sempre avere. La persistenza di questi psicofarmaci costituisce una caratterialità nei giovani, costituisce una caratterialità a non diventare, a non provare. Cioè, loro sanno che ormai non sono responsabili, sono automi, robot zombie di un sistema che li determina tranquillamente ad essere così. Le nostre scienze, dopo l'ultima scoperta sulla penicillina, è stata una regressione. Ancora oggi noi come umani ci vantiamo di tutti i grandi uomini di un secolo fa e poi andiamo indietro fino a 2-3 mila anni fa.
anche la Cina riscopre il suo Confucio. Cioè, ecco, questi paesi rinsaldano la loro spiritualità di origine, ritornando all'antico per ritrovare le fonti. Non è tanto per creare un nazionalismo, ma è per determinare un valore di essere umani e collaborare con l'umano. Naturalmente ognuno tenta di essere il migliore, ecco il leaderismo. Secondo aspetto che ritengo preoccupante nell'ambito dei giovani è la futura potenza del telefonino. Allora, i nostri ragazzi dall'età dei 4 anni, 3 anni fino a 16 hanno tutto il tempo di acculturarsi, di personalizzarsi in uno schema del meme digitale, quindi in quell'immaginario falso, non reale. La parola, la cultura sono funzionali quando consentono la reversibilità tra immagine e causalità fisica, chimica, cioè naturale. Il meme è una fiction e noi, i nostri bambini, sono tutti immersi nella fiction, nella grande madre della finzione. E questi bambini si articolano, si computerizzano. C'è più software, c'è più hard nelle teste dei nostri bambini che non in un computer. Il livellamento di Matrix è iperattivo nell'interno delle relazioni solipsistiche, cioè i nostri bambini possono comunicare attraverso computer, immagine memica, ma hanno incapacità di contatto fisico, organico, naturistico tra loro. Fingono di essere insieme, ma ognuno è isolato e ha protagonismo se si adegua a quel cognitivismo comportamentista uguale ai processi digitali. Dalle banche alla politica, dagli amori a qualunque cosa, tutto passa attraverso cellulare. Attenzione a questa parola cellulare. Il cellulare è il sostitutivo della cellula, quello che abbiamo imparato a scuola. Quindi la cellula organica della vita è prevalsa da questo iperproduttore di cellule. Il chip. E il chip impone alla conoscenza dell'uomo come vuole essere usato se l'uomo vuole la soddisfazione. Come i topi, battendo quella leva, quella situazione, hanno la gratificazione. Il secondo punto dove volevo richiamare l'attenzione è che in un recente congresso internazionale a Praga, avvenuto 3 settimane fa, e si è parlato dei molti modi di locazione basati sui servizi che possono essere offerti da qualunque mediazione digitale.
Il cellulare ha superato qualunque dimensione della televisione, della radio, dei computer, in quanto un cellulare in mano, il cellulare in mano al giovane, che cosa può fare questo cellulare? Può fare qualunque programmazione di navigazione, può andare in qualunque posto del pianeta. Cioè può localizzare altri cellulari, altre persone ed egli stesso essere visto e localizzato da altri convenuti. Si può vedere la propria posizione e gli spostamenti direttamente sullo schermo del cellulare. Su tutto ciò che è commerce banking, tutta l'attività di mercato bancario, il cellulare sostituisce qualsiasi carta di credito, qualsiasi, la propria, dell'altro, di chiunque. Il numero di telefono fa la carta di identità, di passepartout, di navigazione, di intervento. Ad esempio, con questo cellulare il bambino sa il conto corrente del nonno. Una volta saputo il conto corrente del nonno, il bambino può tranquillamente usarlo per qualunque cosa, all'insaputa del nonno. Il nonno scoprirà se va a vedere nella banca. Cioè, i nostri figli si possono sostituire con maggiore intelligenza all'interno di tutti i poteri, possibilità, forze dell'adulto. O il nonno, o il ministro, o il rettore, di qualunque persona. Oppure, il figlio si può sincronizzare al numero della madre o di qualunque altra persona e sapere l'amante della madre, che cosa dice con l'amica, i programmi, cioè diventare il grande fratello all'interno del sistema di comunicazione di qualunque altra persona. Quindi i nostri figli possono indagare totalmente la figura gestionale dell'adulto. Si possono fare i giochi sotto tutti i punti di vista, fare ordinativi, e il sistema internazionale risponde, obbedisce. Perché? Perché il pagante non è il fanciullo, è chi ha i soldi. Inoltre, il bambino può scegliersi la cultura che vuole. E la cultura oggi preferita dai bambini, il mondo blackout degli adulti, quel tipo di horror, quel tipo di setta, qualunque informazione, cioè i nostri bambini non corrono verso una cultura ideale, ma vanno nei substrati di un nero dell'inconscio collettivo, un nero mai evoluto, e si alimentano, e con questo loro si ritengono superiori agli adulti. Gli adulti sono i bambini. Il genio sono loro, questi bambini.
Ho detto solo alcune cose della potenza di questo cellulare già in atto. E questi dati sono stati raccolti dalla commercializzazione dei futuri telefonini, e voi capite che più diamo potere a questi telefonini e più i nostri figli se ne approfittano e ne hanno una capacità da protagonisti. Il problema sui nostri figli è che vediamo in loro una adeguazione sistematica a una mimetica contro natura. Cioè, quale natura? La loro natura. Cioè, evolvono dei programmi, degli stereotipi antitetici alla loro origine, alla loro fisiologia, alla loro biologia. Anche i programmi sull'arte, basati sulla spontaneità, sulla casualità, alla fine portano a quell'estremo di defecazione della nostra società. Cioè, l'arte è un invito, l'arte che si vede dovunque, è un invito al peggio dell'uomo. E anche la musica. Tutti i miti della musica sono tutti delle grandi fiamme che poi si bruciano per un tilt, per un cortocircuito nel loro sistema mentale. Cioè, i miti della musica sono tutti fallimentari umani e suicidi. La fretta dell'aggressività, della droga, della autoeliminazione come spettacolo al mondo. E quindi, in sostanza, dalla musica al teatro non esiste la dimensione dell'etica estetica o dell'estetica come etica. Nei bambini prevale la rapida superiorità comunque, cioè è importante essere sopra l'altro. Come? Cioè è un prevalere sopra l'altro, ma che poi alla fine è anche contro se stesso. Ma questo non lo capisci, perché è troppo inserito nella precocità di un robotismo zombico. Nel dire queste cose, io ho sempre avuto un'acuta osservazione sui bambini, sulle scuole. Oggi, con soddisfazione, mentre venivo qui, ho visto un gruppo di bambini e bambine. Erano fiori della vita. Non erano francesi, non erano italiani, non erano giapponesi, non erano coreani. Ma qui erano belli. Cioè, i bambini sono belli se sono bambini veri, con tutte le loro... Ora, è inutile parlare che questa pedagogia di massa sembra omologata a interessi multinazionali che hanno irregimentato la massa di persone dentro il mercato fine a se stesso. Oggi il nostro mercato vende immagini, fiction, e si fa qualunque cosa. Ad esempio, come stilista, io non ho mai approvato il jeans e il casual che invade il mondo. Perché? Perché tagliano la possibilità della ricerca del bello individuale, del bello protagonista. Cioè, con il jeans e un casual, io mi insacco
nei package internazionali e quindi ho il diritto di essere nessuno e nessuno mi può giudicare. È un'evasione dal coraggio di proporsi diversi. Poi c'è questa forma di iperassistenzialismo in queste nazioni, Italia, Giappone, Stati Uniti, eccetera, iperprotezionismo su di loro. Telefono azzurro, telefono rosa, assistenti sociali, cioè il bambino è diventato un superio pericoloso per molti adulti, cioè i maestri, i genitori, i parenti, hanno paura di avvicinare un bambino in alcune nazioni, perché si è subito in pericolo di essere indiziati come pedofili. La pedofilia va vista in tutt'altro modo. E poi, cioè, non è questo l'aspetto più importante, quello di prevenire. Questo significa sostituire la forza, il coraggio del bambino. Noi siamo nati tutti da un organo del grembo di nostra madre. Ci siamo riusciti da là dentro a venire fuori da soli. Abbiamo una forza straordinaria. Il bambino è una forza incandescente. Se lui è preservato a se stesso, la natura lo costituisce vincente. Dobbiamo aspettarlo, capirlo, mai sostituirlo, mai proteggerlo contro se stesso. Ora, potrei fare la disamina su tante cose, ma volevo entrare su un punto . Che cos'è un bambino? Cioè, è chiaro che con le scoperte dell'ontopsicologia, che oggi è possibile ridurre in scienza le intuizioni perenni che tutta l'umanità ha sempre avuto su quel profondo, misterioso, meraviglioso dell'animo umano. Ecco, l'ontopsicologia ha scoperto la chiave di questa intima, naturale metafisica che c'è in ogni uomo e bisogna saperla razionalizzare, saperla isolare e saperla attraverso processo razionale, scientifico, saperla estrarre. Cioè, pedagogia è capacità di estrarre l'uomo dal naturale potenziale. Noi possiamo consigliare a tutte le scienze contemporanee di qualunque nazione di fare integrazione con questa scuola che è l'ontopsicologia. Sono 30 anni. 15 congressi internazionali, forse è ora che venga studiata insieme a tutte le altre discipline, insieme a tutti, cioè integrazione di questa visione, di questa didattica ontopsicologica accanto alle altre competenze. Ora, chi è il bambino? Il bambino è un progetto virtuale
chiamato in seontico, un progetto virtuale chiamato in seontico, con capacità di fare autoctisi storico-sociale, cioè un seme che è in grado di evolversi individuo maturo nell'humus del tempo, del luogo, della società, di quel posto. Cioè è un progetto che si evolve dentro questo humus socio-naturistico, autoctisi, autoformazione, auto-individuazione, dopo il primo lancio gratuito che la vita fa a ognuno di noi. Il criterio di questa pedagogia ontopsicologica, è l'utilitarismo funzionale, cioè bisogna trovare, selezionare ciò che è utile e funzionale in modo biologico, in modo psicologico, all'identità della natura del soggetto. Quindi utilitarismo funzionale all'identità della sua natura, il bambino, e alla comprensione dei codici sociali. Quindi è un utilitarismo funzionale al primo nucleo ontico del soggetto e ai codici di comportamento della società. Bisogna saper fare questa coniugazione costante. Entrambi sono a loro modo assolute. Cioè, il bambino deve essere aiutato, non sostituito, a sapere se stesso e attraverso questo come si comunica con il corpo mistico degli altri. Gli altri sono io. E io divengo all'interno della dialettica col tu. Per cui l'autoctisi storica della propria individualità si costruisce, progredisce attraverso il linguaggio. Linguaggio, però, io intendo il pleroma, l'insieme, la forma di un contesto biologico e civile. La nostra lingua verbale, orale, la nostra lingua orale è la sintesi estremizzata di tutto un vasto corpo, un vasto organico di sensazioni, freddo, caldo, fame, l'altro, più o meno. Cioè la lingua orale estremizza i significati ultimi di un complesso immenso che è stato evidenziato, esaltato da quel popolo, da quel luogo. Quindi il modo di interazione tra individuo e ambiente, il modulo di interazione tra individuo e società, linguaggio, ecco. Quindi il bambino ha necessità del linguaggio che lo adegua e a se stesso e alla società. Il linguaggio deve essere il mezzo termine di incontro tra individuo e società. Il bambino, in quanto ente intelligente
e sociale ha bisogno del tu della società. Per fare la dialettica di valore, per realizzare alla fine la propria realizzazione. Quindi tre sono i momenti dialettici. La propria individuale natura, o in sé ontico. La propria coscienza. Noi siamo, però dopo comprendiamo, pensiamo, abbiamo una cultura, questa è la coscienza. La coscienza è una facoltà dell'insieme ontico, è il modo dove l'io si espone, diventa, agisce, la coscienza. Come rifletto, la sintesi delle mie riflessioni su tutto ciò che è azione, vita e società. Terzo, società, cioè la società è il linguaggio come insieme di modelli funzionali ed evolutivi a quel sociale di cui l'io è parte. Cioè, mentre la nostra natura, in sé ontico, è partecipe dell'universale trascendente, non è proprio della società, la coscienza di persona invece è sincrona con la società. Cioè io mi realizzo nella comprensione del corpo mistico della società. Che cos'è questa ontopsicologia? Cioè questo criterio, questa pedagogia, come si esemplifica in termini concreti? Allora, l'ontopsicologia è una conoscenza che si integra, primo, con il criterio del reale storico, con la realtà che ci sta intorno, come stanno le cose intorno. Quindi è una conoscenza. Però questa conoscenza ci dà come stanno le cose intorno e dentro noi. Vede la società. Però questa conoscenza, secondo punto, ha anche la riflessione sulla intenzionalità di natura. Ecco, cioè, a me sistema il bambino serve così, 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 così. Deve capire la famiglia, deve capire questo, bla, bla, bla. Devo studiare l'arabo per l'arabo, devo studiare l'italiano, eccetera. Ognuno sta a casa sua, poi si programma insieme. Ma per avere l'efficienza del cittadino, dobbiamo stare sempre attenti al segnale della natura. Cioè, la natura in questo corpo, in questo individuo, come si sta progettando? L'intenzionalità di natura insegna, impone come l'essere umano può vivere ed evolversi. Cioè si tratta di fare questa conoscenza, questa applicazione, questa integrazione, si tratta di farlo in una costante di parallelismo sinottico. Cioè la ricerca scientifica sull'umano deve sempre avere il tandem società e natura, società e natura, società e natura, e tutto si può fare se la combinazione, il sincretismo
tra queste due valenze possono stare insieme. Quando una distrugge l'altra, l'uomo è finito. Quindi società e natura. Purtroppo gli stereotipi, e in particolare quello contemporaneo, ha formato una coscienza dei nostri figli sullo stile informatico di copia e incolla. Per cui i nostri sistemi di informazione, i nostri sistemi di analisi, i nostri sistemi di informazione sono già basati su questo copia e incolla. Cioè, non si vede se è vero, non si vede, cioè l'originale in sostanza non esiste. Una copia viene fatta e incollata su un altro fatto, su un'altra azione, su un altro processo, su un altro individuo, e quello deve agire conforme all'informazione appiccicata, all'informazione aggiunta. E i nostri bambini sono basati su questa cultura di copia e incolla. Le loro coscienze è una continua e una costante, una reciprocità dialettica a chi sa fare più rapidamente copia, incolla, ed eccetera, eccetera. Anche il femminismo, in tutto questo c'è un po' di colpa. Il femminismo non ha aiutato la pedagogia, troppo preoccupata alla lotta contro il maschio. Di fatto oggi il femminismo è inconcludente su questo problema. Infatti le madri strumentalizzano i figli all'unico scopo di prevaricare sul maschio, non il reale interesse dei figli. In sostanza tutto questo ha eliminato il montaggio della fiction, ha eliminato il progetto metafisico o dell'io logico nella biogenesi dei nostri figli. Cioè, non c'è la chiave d'ingresso, non c'è la parola d'ingresso. Cos'è volontà? Cos'è intelletto? Cos'è mente? Cos'è responsabilità? Cos'è libero arbitrio? Abbiamo ucciso in loro la fonte del potere. Del poter essere se stessi. Tutti i malesseri che vediamo e sui quali siamo costretti a intervenire in modo farmaceutico si rivela che la somatizzazione presente nei fanciulli e adolescenti è perché manca la mente. Manca una psicologia di autoprovvidenza che la natura dà a tutti. Ora volevo darvi uno schema facile per capire la problematica dei nostri figli. Come avviene il procedimento di perdita della propria originalità? Avviene in questo modo. L'ipergratificazione nell'infanzia, cioè i bambini vengono sostituiti, vengono spinti a piaceri, a consumazioni, a piccoli vizi, cioè non vengono fermati, non si può dare lo schiaffo terapeutico.
non si può rimproverare in modo leale, ma bisogna sempre chiedere a Sua Maestà il bambino cosa ha deciso, cosa vorrà, non si sa. Cioè, lo abbiamo deposto Dio sull'altare prima ancora che sia un bambino vero. E allora noi su questo processo diamo una ipergratificazione. E lui perde l'apprendimento a realizzare le proprie soddisfazioni, i giocattoli, lo studio, i compagni. Quindi in questa ipergratificazione il bambino si oggettifica totalmente, più ha gratificazioni, più ha oggetti e più egli si ritiene oggetto privilegiato. Al punto tale, cioè, noi abbiamo oggettificato nel consumismo i nostri figli e oggi questi figli sono oggetti a noi perché non li conosciamo e soprattutto essi stessi, i giovani, si sentono come oggetti estremi della società e di se stessi. Bene, l'ipergratificazione, primo principio, l'ipergratificazione nell'infanzia determina la pigrizia caratteriale. I giovani vanno in pigrizia, in non reazione, in passività. Non si impegnano. Questa pigrizia caratteriale genera la frustrazione successiva, cioè la frustrazione, secondo principio, la frustrazione successiva della vita produce spostamenti di aggressività e depressione. Il bambino ipergratificato entra incapace nella dialettica della vita, non sa guadagnarsi la stima, un sentimento vero, un amore, cioè qualcosa di merito, di valore mio, non sa, non... E allora resta sconfitto, resta umiliato. E allora, come compensazione a questa frustrazione esistenziale, non è una frustrazione sociale, è esistenziale, cioè lui è perso, è chiuso dentro di sé. Fuori c'è tutto, ma dentro è chiuso, è fermato. È chiuso dentro un barattolo. Reagisce finché è vivo e si esterna come o aggressività, iperattività contro gli altri, o depressione, autosuicidio, autosabotaggio, per accusare la società. Comunque. E tutto questo sarà, finché vive, perché questa situazione di frustrazione successiva produce in lui, questa frustrazione, produce paura. Il fanciullo, l'adolescente, ha paura. Ha paura di non sapere, di non essere capace. Cioè, non è che non studia perché non ha volontà. Si sente incapace. Quindi nasconde l'incapacità a imparare, dopo lunghi stereotipi di pigrizia,
e di ipergratificazione sociali arriva come un ebete, come un deficiente, e nasconde la propria paura di incapacità con infiniti teatri, che poi psicologi, medici emblematizzano in schede sanitarie. Ultimo punto. Ogni tempo, ogni società ha bisogno dei suoi capi, i leader. I popoli si salvano attraverso i leader, cioè punti di intelligenza che sanno creare funzione, sviluppo, progresso, conferma alla società, a questo pianeta. Tutti siamo ospiti su questo pianeta, che sta sempre bene, va benissimo il nostro pianeta. Sono le società punta che rivelano carenza di leader in tutti i campi, perché non abbiamo il supporto di giovani che si sono preparati per poter eccellere a funzione di quella gente, di quel popolo da cui vogliono essere ammirati. Allora dobbiamo cominciare noi a dire, a non aver paura di dire che il bambino bisogna riprenderlo da capo, va usata un'adeguata pedagogia anche più diretta, più esplicita. Perché è inutile che noi ipergratifichiamo i nostri bambini se poi abbiamo in modo pesante, sempre più restrittivo, carcere, guerre, malattie, ospedali, le malattie classiche, croniche aumentano spaventosamente, tubercolosi, cancro, aumentano, suicidi, aumentano. Cioè abbiamo prove mortali in questa società. Le tasse, le multe, l'inquisizione. Non possiamo nascondere questo ai nostri figli. È meglio uno schiaffo oggi di mamma o del maestro che il carcere domani. Cioè cerchiamo di essere razionali. C'è un modo, c'è uno stile. Il bambino ha bisogno di contatto fisico, qualche volta anche violento, perché capisce. Infatti, l'unica scuola buona che il bambino ha bisogno è il gruppo di compagni, il gruppo di riferimento, perché i compagni non sono buoni, spesso sono cattivelli, ma insegnano tante cose. Tu sei basso, tu sei alto, tu sei brutto. E il bambino deve imparare a reagire, è scuola di vita. Quindi l'ambiente è il gruppo dei compagni, quello della scuola, quello dove capita. Ecco, stare attenti a quali sono i gruppi di riferimento, di valore del bambino. Ma la mamma, il papà, non sono importanti. Ognuno di noi, dove è diventato grande, e da altre esperienze, altre scelte. Ora, noi dobbiamo insistere con questa integrazione ontopsicologica, ho spiegato, cioè integrare il nostro scibile con l'intendimento della natura,
intendimento della natura, in senso biologico, perché il primo diritto, perché si parla di diritti civili, il bambino ha diritto, il feto ha diritto, sì, ma il primo diritto è poter essere se stessi. Poter esistere come sono. Da qui io posso affrontare tutti i doveri che volete, tutti, ma datemi lo spazio per poter esistere come io sono. Il primato nucleico ontico di ogni bambino. La sovrapposizione iperprotezionista uccide questo primo diritto assoluto, trascendente, di ogni bambino che viene in questo mondo. Da questo primo diritto di poter esistere, dobbiamo dargli ogni opportunità del nostro linguaggio sociale, ogni opportunità, la scuola, l'esperienza, l'apprendimento, come strade al potere, al servizio, alla realizzazione di vivere per sé e per gli altri. È bello essere ammirato dagli altri, è bello, piace a tutti. Diamo lo strumento a questo orgoglio esistenziale di ogni bambino. Arrivederci.